Ecco, questa Torre ha introdotto appunto il tema della commissione parlamentare di inchiesta sull'amianto. È una proposta che è stata votata all'unanimità nella commissione lavoro della Camera, che ieri, proprio nella giornata di ieri, se non erro, o l'altro ieri, è andato in discussione in aula. E quindi, onorevole, lei è nelle condizioni di darci, come dire, proprio la notizia sulla situazione attuale, come è andato il dibattito in aula e quali sono i tempi per la costituzione di questa commissione, che, come indicava Tore Garau, deve avere il coraggio di riprendere a 360 gradi tutta la problematica e tutti i soggetti che sono coinvolti su questa vicenda dell'amianto. A lei la parola, onorevole. Bene, Intanto la buongiorno. ringraziamo della sua disponibilità, nonostante la tempesta politica attuale. Prego. Buongiorno a tutti, io vi ringrazio, ringrazio Giuseppe d'Ercole e l'ANMIL per insomma, queste continue occasioni e anche sollecitazioni, perché servono, no? In un contesto politico così complicato, adesso al di là anche gli ultimi eventi che stanno facendo precipitare il governo verso una crisi e che insomma questo può cambiare anche il nostro lavoro sulla commissione d'inchiesta, ovviamente, però noi stiamo vivendo ormai da mesi, ormai da anni, un'agenda politica molto, come dire, complicata, in cui ahimè le priorità si intrecciano e spesso rischiamo di dover trascurare alcune battaglie strutturali per dare risposte alle emergenze che in questi anni sono state insomma, determinate dal Covid, dalla crisi economica, insomma, non vi devo dire niente, conoscete bene qual è il contesto. E adesso certamente questa crisi che precipita, non sappiamo esattamente cosa potrebbe succedere, rischia di compromettere, al di là poi del fatto che finisca o meno la legislatura, rischia però di compromettere un lavoro organico verso il raggiungimento di alcuni obiettivi. Fra l'altro vi faccio notare che questo succede in un momento in cui anche a livello governativo c'è una presa d'atto e un'assunzione di responsabilità verso la necessità di potenziare il pilastro sociale nel nostro paese, no? Quindi intervenire sul malessere, ma più in generale intervenire su chi presenta delle grandi fragilità. E io fra coloro che presentano fragilità metto i malati professionali, metto insomma, gli invalidi da lavoro, metto i lavoratori che non hanno tutte le misure nei contesti di lavoro per avere garantita quella tutela costituzionale che lo Stato dovrebbe garantire. E ovviamente il grido di dolore di Tore Garau, che come sempre è molto gentile anche quando urla. Io di questo lo ringrazio perché ha la capacità di dire le cose senza di dire le cose forti, perché ha detto delle cose forti oggi, no? Però di dirle con delicatezza, e probabilmente questo deriva dal suo essere uomo delle istituzioni, quindi Giusto. da conoscere quella grammatica istituzionale che ci dovrebbe sempre accompagnare anche nelle battaglie più forti e dolorose come questa che lui sta facendo, l'associazione che lui rappresenta, tutte le associazioni che lui rappresenta stanno facendo da anni. Allora, per entrare nel merito, questa commissione d'inchiesta certo arriva nell'ultimo semestre della legislatura. Questo non aiuta. Però c'è un tema che voi conoscete bene. Intorno al percorso legislativo sull'amianto, noi abbiamo sempre potuto contare negli anni di una condivisione da parte di tutte le forze politiche. Cioè succede che sull'amianto l'orchestra parlamentare suoni la stessa musica, cioè non si distingue LeU da Fratelli d'Italia. Cito le parti, diciamo, la sinistra e la destra. Quindi questo è un punto a nostro favore, che sebbene la legislatura effettivamente volge al termine, ci consente attraverso questo strumento che abbiamo iniziato a mettere in piedi con la discussione generale fatta l'altro giorno, ci consentirebbe di andare a rivisitare, diciamo, a rivedere tutta quella che è anche la normativa in materia di amianto, sia rispetto alla tutela dell'ambiente,
ma anche rispetto alla tutela previdenziale, alla tutela risarcitoria, a tutti gli interventi di cui voi insomma sapete bene, che rispetto ai quali anche oggi avete fatto degli approfondimenti. Perché uno dei temi, io sono intervenuta in questa discussione generale, ci ho tenuto particolarmente proprio come presidente di commissione, provando anche a farmi portavoce di quell'unanimità di cui parlava Tore Garau rispetto a quelle risoluzioni. Risoluzioni che hanno prodotto anche alcuni risultati, come sapete bene, nella legge di bilancio, quella del 2020, del 2021, 21. sì, 2021, insomma, quell'ultima che abbiamo fatto alla Camera, e noi siamo riusciti a intervenire sulla rivisitazione dell'indennità, insomma, su tutta una serie di questioni, sull'ampliamento dei beneficiari, dei passi avanti, dei passi avanti. Purtroppo questa è uno di quei temi, così come tutti i temi che riguardano le malattie professionali e la tutela e la sicurezza nei posti di lavoro, che nel nostro paese ha avuto bisogno di anni, di decenni per strutturarsi. Non abbiamo una normativa ancora completa e complessiva, purtroppo l'abbiamo fatta e continuiamo a farla a piccoli passi. Quindi io spero, ecco, questa è la mia speranza. Anzi, non è solo la mia speranza, questo è l'impegno che io vi porto, e lo porto, ripeto, a nome di tutti i gruppi politici. Mi sento proprio di assumere questo impegno dal collega Fornaro, che è il presentatore della proposta di legge per istituire la commissione d'inchiesta, a tutti gli altri gruppi politici che sono intervenuti in discussione generale e che partecipano a questo lavoro. L'impegno è quello di utilizzare questo strumento non solo per fare luce sulle fragilità di questo sistema che ormai da 30 anni è in piedi nel nostro paese, sistema di tutela, sistema di mappatura dei siti, eccetera, ma anche di provare a mettere a fuoco quelli che sono gli aspetti più farraginosi della normativa, per poi, e questa è la mia ambizione, su questo veramente ci tengo a prendere un impegno, ma un impegno che noi prendiamo insieme, perché il vostro lavoro, ripeto, è fondamentale. Cioè, io ho imparato ad occuparmi di questo tema in maniera così sentita, grazie anche al vostro lavoro, alle vostre sollecitazioni, all'elaborazione che voi avete fatto. Quindi tutto questo patrimonio, secondo me, noi lo utilizziamo attraverso la commissione d'inchiesta per provare a fare luce su tutte le questioni e poi con una legge di bilancio provando a fare ulteriori passi avanti, perché ci sono alcune questioni sulle quali ne parliamo spesso con Giuseppe d'Ercole, che ho l'opportunità di sentire più di tutti. Cioè, noi possiamo, secondo me, attraverso questa legge di bilancio, in questo contesto di grande attenzione alla questione sociale del paese, in cui gli ammalati riconosciuti e non riconosciuti per esposizione ad amianto rientrano, noi possiamo, in questa legge di bilancio, fare alcuni passi avanti. Bene. Quindi io ripeto, adesso speriamo che questa crisi non abbia un impatto distruttivo su quel che resta della legislatura. Se si ricomporrà il quadro e se ci saranno le condizioni per poter portare avanti la commissione d'inchiesta, col collega Fornaro ci eravamo detti l'altro giorno, avantieri, che avremmo lavorato per licenziare il provvedimento in aula già la prossima settimana, in modo tale poi da procedere alla nomina dei componenti e fare il lavoro, insomma, che si deve fare. Ovviamente siamo appesi un po' alle vicende politiche di queste ore, però ecco, ci siamo, e poi anche sui dettagli, sugli interventi, sulle priorità, le valuteremo insieme, come abbiamo sempre fatto. Insomma, l'istituzione c'è, caro Tore Beh, Garau, siamo, dai.